po' di ritardo, è iniziato il match. Tanto vede un po' di Petun. Petun? Un po' di Sodan Petun Navi Game. Hey, ciao Gianfilippo, bentornati. Bentornati alla la top 32 bracket che vi andiamo a... Attenzione, figo questo scambio. Non... Se solo uscissi con la tastiera. Tanto ancora gioco a terra alla Petun. Cercato di connettere 2-1 da Fenice. Sodan Petun. Sodan. Cioè, VR3 fail, ma. Akai ha scelto Asuka invece che Jack. Tanto Jack non è per niente male contro Xiaoyu. Infatti. Un po' difficile in certi frangenti, ma niente di che. Attenzione, va per il gioco a terra. Pensava di chiudere probabilmente. Prende un drive, non una non restart. Penso che prenderà. E invece sì. E forse leva tutta la vita. No, attenzione, manca uno sputo. Ma un bassetto potrebbe essere finita. Attenzione! Giusto, fatto D4 che sta a meno 2, VS4 da 11 diventa da 13. Navi Game chiude con DF4 da 12 e prevale quindi di un frame. Attenzione, B3 vince contro la Fenice. Combo muro. No, niente, prova un wall carry inefficace. Credo abbia cercato la punizione su B3 con FF1. Prossimo match, dopo questo ci sarà Iron Fury contro Zio Solid. Attenzione alla combo su 4 counter intanto. 1 più 2. 1 più 2 combo fail. DF3. Fortissima la DF3 di Asuka, non trovi? Sono punizione fail e con la Fenice mangia B3. Anche se secondo me la mossa più forte di Asuka rimane step 2. È molto molto forte, ma anche FF3 non è male, eh. Diciamo che ha tante cose sto personaggio. Però intanto Avi Game si prende intanto un D3. Avi Game in vantaggio su Akai. E Akai va per il cambio personaggio. Penso che punterà su Jack a questo punto, giustamente. Ed eccolo. No. Attenzione. Cosa stanno vedendo i miei occhi? Andate a comunicare i risultati a Punch e a Steve Shadow. Al momento sì. Come ci ha spiazzato tutti? Sarà che non seguo tanto la scena online della PS4? No, ti giuro che neanch'io ho mai visto piccato da lui. Non so nemmeno se sia un match particolarmente favorevole per Kata. Non lo so. Vediamo. Cioè, perché vediamo. Il dubbio è che io non ho mai visto Akai. Vediamo, dai. Vediamo se parte. Ah, pensavo un UF44 come ogni Katarina. All'UF44 ci stava, però, eh. Sì. Eccolo subito. Attenzione, Avi Game si muove. È un'anguilla questo ragazzo. Sfrutta bene il personaggio. C'è un float però non convertito in juggle. Però non se la sta giocando male. Anzi, cazzo, se confermava il 4 lì. Attenzione, cancella la drive. E c'è la rage drive. Credo che... No, non è ancora finita. Continua a fare gioco. La spazzata che passa sotto. Un 3 di spalle che salta il basso. Attenzione, ci sarà la combona. Sì, c'è la combona. È incassato sotto al tavolo. Fermati. No. Ok,
Sky si prende il primo match. Nessuno lo dà. Cioè, cos'è quello, un B4? Sì. Perché Katarina non ha solo calci, ha anche le ginocchiate. Ah, bruttissima purga da parte di Abigame. Attenzione, ha riprovato un altro VR3, un po' abuser di questo VR3. Cioè, presa schippata, ottimo. Ancora VR3. Un 4-4-4. Un 4-4-4 dove non prende solo il secondo colpo. Cosa un po' strana. Akai ritorna in partita comunque con questa scelta un po' bizzarra. È molto interessante come questo ragazzo Abigame cerchi di prendere gioco da ogni situazione. Intanto entra un F4-4 di Akai. Sì. Attenzione! Akai! Akai si porta sull'1-1. A gran sorpresa, con una Katarina, non se l'aspettava nessuno. Un pareggio. È particolarmente aggressivo Akai con Kata. Vediamo come troverà la giusta misura. Ottimo lo parry. Ok, massimizza 4. Un milione di danni. Entra la spazzata. Ah, poteva aspettare. Sembra un attimo. Sembra che Abigame non sia molto preparato contro Katarina. No. Potrebbe Akai aver trovato il suo punto debole. Attenzione. Ne vediamo, sì, massimizza di nuovo. Siamo in rage. Niente, ragazzi, no. Perfect. Attenzione, mangia il D4 con lo step della Fenice. Trade. Ottima purga a vuoto sul DF1. Un po' di mid game e entra un F4-4. Doppio off kick. Siamo in rage. Sicuramente non uccide, infatti. Attenzione, la finisce. Sotto, qualcosa di impossibile. Prevedo gioco. Cerca di prenderlo a terra con il 4 di schiena. Secondo me. Avevo già visto una red flag. Eccola. Attenzione, Abigame. Cosa ha fatto? Veramente bravo. Veramente bravo. Save Shadow. Save Shadow per Punchy. Se ne riprova con UF4-4. Giustamente punito dalla spallata. Anti-step. Punta per il gioco anziché dal danno puro. Entra la presa. Gioco. E una spazzatina la finisce di nuovo in mid game. Se poteva entrare il seguito. Ah, si è mangiato la juggle. Respinge il tackle e entra. F4. Il vantaggio di Akai. Guarda una Katarina che non si aspettava nessuno. Vediamo se Abigame saprà reggere il colpo e saper contrattaccare. Attenzione, prova un altro gioco alla Petun. Ah, un crossfire. Un crossfire ha usato. Un crossfire. Entra un pedatino da terra che fa mezza barra, tipo. Ma si mangia la juggle. Il pedatino? Attenzione, DF2-1 è entrato così.
cerca una combo un po' strana, poteva fare di più in questo caso. Non conferma l'uno, ma entra una presa. Poteva abbassarsi lì sul secondo. Ah, buona la purga qui di Abigame, sì, che va dritto verso il pareggio. Un UF4 timido. Timido. Attenzione, tra D1 più 2 da finisce. Va per il gioco a terra anche qua. Ah, trade rimane in counter, ma Akai non riesce a raccoglierlo. Entra il 4 di schiena. Velocissimo. Il microfono è sempre quello. Comunque, Abigame va a pareggiare. Due a due. UF4-4 a vuoto, ottimo. E massimizza. Round per Akai. Ma non è ottima come punizione. Passa sotto. Attenzione, abbiamo un bot chiamato Cronica che linka il bracket. Grazie Cronica. Scambi strani. Un UF4-4 sul QR3. Praticamente niente di fatto. Prende vantaggio rimanendo di schiena e penso possa punire in quel caso dopo il 3 di schiena Katarina. Decide di non punire bene, ma ottima. Attenzione, lo potrebbe fare molto male. Vediamo se non massimizza. Ah, un pixel. Attenzione di F1. Io ho detto Abigame top 8, ma mi sto ricredendo. Diciamo che la situazione non è delle migliori a questo momento, ma può sempre ribaltare il match. Sì, siamo comunque al final match, quindi può essere un comeback. Ah, però un difficile dopo questo UF4-4. Kata non è sgravacit. Attenzione, counter della rotolata. Va per il gioco a terra. Ancora corsa 3. Ah, ottima, poteva punirlo. Ah, questa Kai se l'è mangiata. Akai ancora a disposizione. Due set ball. Buona la purga, no, poteva fare qualcosa di meglio. Un UF4 timido. Presa schippata. Abigame più concentrato, però UF4, entra ancora UF4-4. Molto sicuro questo. Attenzione, ha rischiato sempre parecchio, però entra il rage drive. Abigame va per il gioco a terra ancora. Un VR3 da appiccicato. Un step 3. Ultimo scambio, probabilmente. Attenzione! Forse è entrata! Forse è entrata! Veramente una sorpresa questa Katarina. Con Kata